Nel secondo secolo d.C., l'imperatore Augusto a Neapolis istituì i giochi isolimpici, così chiamati perché del tutto simili agli agoni che si tenevano ad Olimpia, cui partecipavano giovani e professionisti in una vasta gamma di specialità. La caratteristica originale dei giochi a Napoli, però, fu quella di aggiungere qualcosa di completamente nuovo, ovvero gare teatrali e musicali. L'idea oggi è quella di far rivivere la manifestazione in un'area come quella del Parco Virgiliano. L'appuntamento durerà 3 giorni, dal 20 al 22 settembre. L'evento non è solo sportivo, ma è anche culturale, perché la peculiarità proprio dei Giochi Olimpici erano questi di coniugare due nuclei forti, lo sport e le arti, che poi erano ovviamente il marchio della grecità di Neapolis. Abbiamo cercato di, praticamente in questa prima edizione, di recuperare le discipline dell'antichità o quelle che ad esse sono affini naturalmente. Avremo un concorso, come si faceva proprio nell'edizione originale di Isolimpia, di musica, teatro e danza. E poi ci sono tutta una serie di concerti serali che hanno anche una finalità di solidarietà per la Fondazione Italiana Leonardo Giambrone per la guarigione dalla talassemia. Numerosi gli enti coinvolti, dal CONI alla Regione all'ufficio scolastico, per un appuntamento che viene accolto e promosso anche come un'occasione più ampia di sviluppo. Il messaggio è chiaro, c'è una peculiarità di Napoli che vogliamo valorizzare, difendere e promuovere e nello stesso tempo sport e cultura, competizione e sapere sono elementi che devono stare rigidamente insieme e noi siamo, partendo da una grande tradizione, esattamente su quel profilo. Pone al centro uno dei nostri impianti più belli, uno dei nostri parchi più belli, che ovviamente rimane un poco fuori dai normali circuiti, dalle normali frequenze dei napoletani, frequentazioni dei napoletani. Invece noi vogliamo che siano accesi i riflettori, quindi per 3 giorni avremo il Virgiliano che mostrerà il suo vestito migliore, pieno di atleti, e lì anche come location è il luogo importante dove si può coniugare sport e arte e musica.